Let's go, bitches! Siamo arrivati a 40.000 iscritti su YouTube, è un grande traguardo per me, specialmente non credevo di arrivarci così presto, in così poco tempo. Sarà il cambio di format che ho fatto ai video, sarà che comunque mi sto impegnando tantissimo e sarà pure che voi ci state mettendo l'anima nel supportarmi e spingervi, e io vi ringrazio di cuore veramente, perché ci sto provando in tutti i modi e sono veramente felice di questa cosa. E per chi qua sotto mi chiedesse se farò qualcosa di speciale per i 40.000, non ne ho ancora la più pallida idea, parliamoci chiaro, non so nemmeno cosa fare, non pensavo di arrivarci così presto, anzi quando era a 39.000 dicevo vabbè, tanto a 39.000 a 40.000 passeranno 2-3 settimane, invece passati pochissimi giorni alla fine, quindi non so cosa fare. Magari se avete qualche suggerimento sarei felice, perché non ne ho la più pallida idea. E vi voglio ringraziare a tutti per il supporto che mi state dando. Come ho sempre detto, il mio nome è Power, significa potere, ma il mio potere non è, diciamo, non è mio, è vostro, siete voi il mio potere. Ognuno di voi è un pezzetto di Power, è un pezzetto del canale, dello streaming, di chi sono io, perché comunque senza di voi non sarei arrivato dove sono ora qui su YouTube e Twitch. Quindi grazie a tutti, grazie pure del vostro impegno che ci mettete, penso che questo ve lo devo. Spero di riuscire a fare qualcosa, come sapete sto aspettando una risposta dalla Scoof per il giveaway dello Scoof per i subscribe, per chi aveva donato sul canale Twitch, lo sto aspettando per un altro Scoof pure da potervi donare, quindi tantissime cose che voglio cercare di fare per voi, o comunque qualche giveaway per voi per ringraziarvi, o anche se sono illegali. Comunque, oltre a questo, voglio dirvi a tutti che il mio canale è un pochino diverso da quello degli altri, cioè ho sempre cercato di distinguermi in quello che facevo, e essendo l'unico canale su YouTube che trattava di competitive, ho sempre cercato di trattare quello e di non andare a distaccarmi mai a fare altri video su altri, magari, modalità di gioco, altri modi di giocare a Call of Duty, perché so che mondo è il mondo, lo scenario competitivo, e se tu esci fuori dai binari o non fai quello che vuole vedere una persona che gioca nell'ambiente competitivo, vieni etichettato come incoerente o altre cose. E ora che comunque non sto giocando competitivo ad alti livelli, perché come sapete ho iniziato su Black Ops 3 giocando in una squadra estera, prima gli Hyper Games e poi nei Killerfish, e facevo video ovviamente in inglese, ovviamente ho deciso di cambiare strada, avendo preso anche l'ingaggio come analista della COD World League, della Lega Mondiale di Call of Duty in Europa, e speriamo anche per le finali quelle in America, ho dovuto lasciare un pochino la strada del giocatore competitivo. Comunque ho 23 anni, sto cercando di crearmi un futuro con questi, diciamo, con quello che ho attualmente, con questo mio sogno, e ci sto provando, e quindi vi ringrazio tantissimo. Sì, alcuni di voi diranno Power, hai cambiato modo di fare video eccetera eccetera. Ho cambiato modo di fare video, questo è vero, mi sono spostato più su in pubblica, più per ampliare, diciamo, il mio panorama, ma anche per far conoscere di più il Call of Duty visto in un'altra maniera, visto in una maniera più competitiva, in una maniera più bella, spiegando magari quelle che sono le meccaniche che qui in Italia non si conoscono, dove invece all'estero sono praticamente le basi di qualsiasi giocatore pure normale che gioca pubblica. Mi sto sbattendo tanto per questa cosa, per cercare di far come posso dire, conoscere come si dovrebbe giocare a Call of Duty, o comunque quelle che sono le meccaniche segrete eccetera eccetera che molti non conoscono, sia per chi gioca pubblica sia per chi gioca competitive. Avete visto che stiamo giocando io, Ivan e Alberto, intendo Rampage e la Malaggante, a Game Battles. Spero comunque di coinvolgere anche altri youtuber a giocare con noi. Come vedete non ho ancora messo nessun video con loro, perché non sto facendo questo per fare video, sto facendo questo per divertimento personale, perché spero che sinceramente di avere un gruppo con cui giocare e divertirmi, dato che non sto facendo competizione ad alti livelli, e allo stesso modo perché vorrei che comunque più gente si avvicinasse al competitive, al fatto che Call of Duty ogni partita giocata nella modalità competitiva è come se fosse una partita nuova, non è mai un qualcosa di istantivo come pubblica o arena, ma diventa sempre una sfida, sempre un qualcosa di divertente, come andare a calcetto con gli amici, si può giocare in modo amatoriale come si può giocare in modo professionale. Comunque bitches, oggi voglio far vedere una cosa, mi sono andato a comprare The Division, ecco qui, e beh, oggi volevo fare uno streaming su The Division, e se magari oggi ci sono Rampage o Alberto la Malaggante, direi che mi butterei anche a fare un pochino di Game Battles con loro. Comunque per ora mi voglio buttare su The Division, eccolo qui, guardatelo, cazzo, guardate, manatta, guardate questi tre tizi. Comunque
certo, ritornando a noi, vi voglio ringraziare a tutti per la partecipazione, spero che sarete sempre così, diciamo, partecipi a tutti i video, a tutte le streaming, e che diventeremo sempre di più, che la Power Army, l'esercito Power, praticamente si espanda e porteremo magari una novità qui su YouTube, su Twitch, eccetera, eccetera. Io vi ringrazio a tutti ragazzi, grazie a tutti quelli che mi hanno supportato, grazie a tutti quelli che comunque ci hanno creduto a questa cosa, e piano piano faremo i numeroni. Quindi io vi saluto, bitches, ci becchiamo al prossimo video. Oggi mi dispiace, nessun video particolare, spiegazione o altro che vi aspettavate. Al prossimo video, let's go!